Ben ritrovati, oggi parliamo della mastoplastica additiva, ossia dell'intervento che ci permette di migliorare il volume e la forma delle mammelle, del seno, come si usa dire, mediante l'inserimento di protesi mammarie. Oggi questo intervento è sicuramente l'intervento più richiesto insieme alla rinoplastica, e il motivo per cui il seno, la mastoplastica additiva è andata aumentando tantissimo negli anni ed è diventato il primo intervento è proprio perché la mammella, diciamo l'aspetto del seno, rappresenta per la donna una forte caratteristica sessuale, una forte caratteristica che identifica il suo sesso ed è importante per la donna per sentirsi attraente. E, diciamo, generalmente ci sono due tipologie di pazienti che si rivolgono a me per questo intervento. E spesso sono giovani donne, quindi donne che hanno superato la maggiore età. Molto raramente vedo persone che non abbiano già 20 anni, quindi si tratta di pazienti che non hanno avuto uno sviluppo mammario, quindi si ritrovano con un seno molto piccolo che non è conforme al loro desiderio e quindi desiderano avere un seno un pochino più grande, ma soprattutto a volte ci possono essere dei difetti di forma, un seno tuberoso, quindi un seno fatto proprio come un piccolo tubo. Altre volte invece giungono pazienti di età più avanzata che magari avevano un bel seno, ma in seguito a una gravidanza o a più gravidanze o a un forte dimagrimento si ritrovano con un seno svuotato e non più diciamo attraente come erano abituate ad avere precedentemente. Quindi arrivano da me per la prima visita. In quell'occasione spiegherò alle pazienti in base al loro fisico, qual è il tipo di protesi idoneo per questo intervento. Infatti viene utilizzato, come tutti sapete, più o meno una protesi mammaria. Cosa sono le protesi mammarie? Sono appunto delle protesi fatte generalmente in gel di silicone esterno con un gel di silicone interno. Esistono anche protesi che all'interno non hanno gel di silicone ma hanno una soluzione fisiologica, cioè acqua, ma queste in realtà non vengono praticamente mai utilizzate proprio perché hanno una consistenza che è più scadente rispetto alle protesi in gel di silicone che assomigliano moltissimo al tessuto mammario. Le protesi possono essere lisce, rugose, oggi generalmente vengono utilizzate delle protesi microtesturizzate, ossia con una superficie leggermente ruvida, ma molto importante ed è spesso, diciamo, le pazienti arrivano da me già si sono documentate su internet e vogliono la protesi anatomica o la protesi rotonda. In realtà io spiego alle pazienti che ogni tipo di protesi ha dei vantaggi. La protesi anatomica è una protesi che ha già la forma del seno, ma dall'altra parte per avere quella forma deve essere fatta di un gel più coeso, molto più coeso, e quindi sono protesi un pochino più dure. Quindi nell'80% dei casi le pazienti scelgono le protesi classiche si chiamano anche rotonde, ma che in realtà cambiano un po' forma a seconda della posizione della paziente. Quindi se la paziente si mette in posizione verticale, quindi la protesi si mette in posizione verticale, prendono un po' la forma a goccia. Quando la paziente si sdraia si appiattiscono e quindi si comportano più o meno come è il tessuto mammario della donna. E queste protesi, per essere inserite, deve essere eseguita una piccola incisione. Generalmente è sufficiente un'incisione dai 3 ai 5 cm, e questa differenza di lunghezza varierà anche in base alla grandezza della protesi. Una protesi più grande richiederà un taglio un pochino più lungo. Questo taglietto può essere eseguito in 3 punti principalmente: il solco sottomammario, quindi dove il seno si appoggia sul torace,
può essere eseguito a livello periareolare, quindi dove c'è il cambiamento di colore tra l'areola e il resto della cute della mammella, oppure può essere eseguito a livello dell'ascella. Di questi tre tipi di incisioni, sicuramente quello più utilizzato è quello nel solco sottomammario. Per quale motivo? Perché se io eseguo il taglio in quel punto ho una perfetta visibilità del campo operatorio, ma soprattutto non devo passare attraverso il seno, attraverso la mammella della paziente, ma io sono già al di sotto. Una volta fatta la mia incisione, sono già al di sotto la mammella e quindi risulta anche poco invasivo anatomicamente a livello della mammella. Mentre l'altra incisione, quella transascellare, è anche questa un'incisione che ci permette di non passare attraverso la mammella della paziente, però è un pochino più lontano dal campo operatorio e quindi viene appunto meno utilizzata. Altro punto molto importante è dove mettere la protesi. Anche questa è una delle domande che le pazienti mi pongono, cioè la mettiamo sotto al muscolo o sopra al muscolo. In realtà dipende caso da caso. Utilizzeremo la tecnica sottoghiandolare, quindi sopra al muscolo, quando ci troviamo di fronte a una paziente che ha comunque uno spessore mammario tale che supera i 2 centimetri, per cui avremo un'ottima copertura della protesi e quindi non è necessario andare a posizionare la protesi invece più profondamente, quindi sotto al muscolo, quindi sottoghiandolare ma anche sotto al muscolo, perché il sottomuscolo ci serve proprio per aumentare la copertura della protesi, aumentare lo spessore di tessuto al di sopra della protesi e questo si utilizza quindi esclusivamente quando mi trovo di fronte, e questo non è raro, a pazienti con una mammella molto piccola, quindi poco sviluppata, e allora in quel caso si utilizza questa tecnica. Questo è importante perché in realtà è anche diverso sia dal tipo di anestesia che andrò a utilizzare, che nel caso del sottoghiandolare può essere una sedazione profonda con anestesia locale, nel caso invece del sottomuscolo è necessario un'anestesia un pochino più importante, quindi la paziente verrà intubata. Ed è anche diverso il post-operatorio, perché nel caso di un sottoghiandolare la paziente dopo 4 giorni può guidare la macchina e quindi può ritornare nell'arco veramente di pochi giorni a svolgere le sue attività quotidiane e al massimo dopo 1 mese può anche andare in palestra. Nel caso invece del sottomuscolo tutto questo è leggermente più lungo e quindi diciamo, è chiaramente importante vedere la situazione di partenza per decidere quale tecnica utilizzare. Le protesi mammarie, quanto durano? Non hanno una scadenza. Io chiaramente spiego alle pazienti che sicuramente andranno cambiate, perché anche se le protesi possono essere garantite a vita, in realtà massimo dopo 20 anni è il caso di sostituirle, altrimenti, come tutte le cose, possono piano piano sciuparsi. E quindi come deve fare la paziente per rendersi conto se una protesi ha un deterioramento? Chiaramente, questo dopo i 35 anni, tutte le donne eseguono dei controlli all'inizio dell'ecografia alla mammella, questo proprio per indipendentemente dalla protesi, appunto per assicurarsi di non avere patologie a livello della mammella. In quella stessa occasione la paziente quando fa l'ecografia, quando fa poi dopo i 40 anni la risonanza magnetica e contemporaneamente oltre a vedere il tessuto mammario si può vedere lo stato delle protesi. E quindi la paziente si sottopone a questo intervento e deve sapere dopo una ventina d'anni dovrà sottoporsi a un intervento di sostituzione, che generalmente è un intervento molto più veloce, è sufficiente in quel caso aprire la vecchia incisione, togliere la protesi e inserirne una nuova, quindi l'intervento è molto veloce, non è certo l'intervento che hanno fatto la prima volta.
E quindi in sostanza la mastoplastia additiva è un intervento che permette veramente di avere bellissimi risultati, di risolvere problemi psicologici. Infatti spesso le pazienti, soprattutto quelle più giovani che non hanno avuto un corretto sviluppo mammario, hanno difficoltà a spogliarsi. Ci sono delle pazienti, per esempio con un seno tuberoso, che mi hanno detto che il marito, anche il marito, non l'aveva praticamente mai visto il suo seno perché lei si vergognava, e dopo aver fatto il seno, insomma, glielo faceva vedere volentieri, e quindi diciamo con un miglioramento delle relazioni con il partner. Ecco, e anche post-operatorio, come dicevo, è abbastanza veloce e cambiando dal tipo della tecnica che si esegue. Spero di essere stato chiaro e se poi mi arriveranno delle mail con domande su questo argomento, sicuramente anche in altre trasmissioni ritornerò sull'argomento.